Tedro è il nuovo ed interessante lavoro di Francis Ford Coppola, che ha aperto qui a Cannes la Quinzaine des Réalisateurs. Tutto girato, tolti pochi flashback a colori, in uno splendido bianco e nero che aggiunge spessore al racconto. La storia è quella di una rivalità insanabile tra un padre, Klaus Maria Brandauer, dispotico e talentuoso direttore d'orchestra, ed il figlio Angelo, Vincent Gallo, che decide di abbandonarlo e andare lontano facendo perdere le sue tracce. Lascia anche però con poche righe la promessa di tornare a prenderlo l'amato fratellino che aveva portato sempre con sé. Passano gli anni, Angelo ormai si chiama Tedro e vive in Argentina con Miranda, Maribel Verdú, quando suo fratello Benny, che l'ha rintracciato, piomba a Buenos Aires, interrompendo la sua solita routine con conseguenze insospettate. Raccontato con mano sapiente da un Coppola in stato di grazia, è assolutamente imperdibile.